E buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo online con Ci fa tutto schifo tranne che cosa ci... non ci fa schifo questa sera, Simone. Questa sera non ci fa schifo finire sottoterra. Esattamente. E nuovo gadget del canale, una bellissima campana che decreta l'inizio della live di questa sera. Scusa, non ho sentito bene il rumore della Non l'hai campana. sentito? Ah, intanto sentite Simone? Perché altrimenti sto parlando, ho detto un sacco di cose Sì, sì, saggissime sì. per niente. No, ma secondo me ti sentono perché stanno, non si stanno lamentando. Ah, ok, quello è il problema, è quello che Sì, mi lascia dubbioso sul sentono, fatto che sentono. si sentano davvero. Perfetto. Allora, questa sera parliamo appunto di cose che non ci fanno schifo come il finire sottoterra e siamo in compagnia di un ospite che è Alessandro con noi. Ciao Alessandro. Ciao, ciao Simone, ciao Giacomo. Bene, allora. Potevi salutare solo me, Sì. sarebbe stato ottima come Esattamente, esattamente. Allora, intanto, la nostra live sembra un po', come si dice, pessimista, perché diciamo che cosa abbiamo scritto? Tutti finiremo sottoterra, ma perché No, 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 appunto allora, no. noi siamo stati pessimisti, ma nel senso in modo diverso, perché per esempio abbiamo detto che il tuo futuro è Il tuo sottoterra, quindi per esempio futuro. io no. Ah, ok, cioè quindi il tuo inteso come quello dei nostri. No, il Ah, tuo, il non mio, cioè il il mio. mio, Ok, capito? perfetto, va Il bene. tuo, oppure quello di chi legge. Esatto, quello di chi legge, quindi sottoterra chi legge, giustamente. Ma in particolare, appunto, torniamo un attimo sull'argomento della serata, che appunto l'ospite di questa sera è Alessandro e si occupa di speleologia, giusto? Giusto, sì, io sono già sottoterra perché sono in una cantina Giustamente, lui si è portato e avanti, quindi direi. tu ci vivi, quindi tu Io non ci solo fai vivo. speleologia per scelta, ma hai proprio scelto la speleologia nella vita. Ok, Sì, vivo quanto... qua in questa cantina da... No, comunque E... ci lavoro, quindi ci passo parecchio tempo. Certo, quante spelonche hai in quella cantina? Hai delle, non lo so, hai delle valli, puoi scendere, dei Posso laghi. scendere ancora di più perché io qua sotto ho un torrente che passa sotto la casa e quindi posso andare ancora più sotto. La vita dello speleologo è emozionante, Cioè, insomma, hai il bellissimo. lavoro a casa. Sì, Sì. o la casa, vabbè, ok. Ottimo, perfetto. Quindi, niente, allora, a me ha sempre affascinato in realtà la speleologia in generale, visitare grotte, inserire antri oscuri, non so come definire. Però non ho mai, non sono mai, non ho mai avuto l'esperienza, non ho mai provato l'esperienza di andare in una grotta, di seguire una guida, eccetera. Un po' perché mi ha sempre un po' intimorito come cosa, non tanto per la claustrofobia quanto l'idea stessa di essere in una, non so, in una grotta non mi è mai... mi affascina però mi spaventa, è una cosa Sì, normale. è molto comune come cosa, però devo dire che molte persone che avevano paura di soffrire di claustrofobia, poi all'interno della grotta, trovandosi comunque con altra gente, questa paura passa. Ecco, in alcuni casi aumenta, In alcuni casi aumenta, sì. perché nel mio caso, quando io ho pensato di infilarmi dentro, andando in giro con Alessandro, infilarmi dentro a un buco un po' stretto, la mia paura era: c'è un sacco di gente, se io rimango incastrato dentro, rimangono incastrati tutti quelli che sono passati prima di me. Quindi non solo mi blocco io, ma ne blocco 20. Però rimane in Perché compagnia. fai da tappo, Certo. insomma. Perché faccio da tappo? L'effetto tappo mi spaventava un pochettino. È anche vero che sono entrate persone che pesavano 400 volte più di me, e quindi forse la fisica avrebbe dovuto farmi capire che non ci sarebbe stato Vabbè, problema. ma scusa, ma Ma se rimani comunque. bloccato con loro non hai problemi del cibo, Nel senso che no? mangio loro? Esattamente, sì. Ah, ok, certo. Ovviamente. Quindi niente, raccontaci un pochino chi sei, che cosa fai, Alessandro. Sì, io faccio speleologia ormai dagli anni 90, praticamente l'ho sempre fatta perché
anche da bambino mi infilavo spesso nei bunker, nelle gallerie antiaeree, andavo un po' a cercare questi luoghi sotterranei che comunque mi hanno sempre affascinato. Poi negli anni 90, nel 94, ho fatto il corso di speleologia e da lì praticamente quasi tutte le domeniche, quasi tutti i fine settimana faccio qualche cosa di speleologico, un'esplorazione, una visita di una grotta. L'attività che si può fare in grotta è veramente ampia, quindi si può andare dalla semplice gita a comunque l'esplorazione, fare degli studi su mille cose. Comunque tu quando entri in una grotta entri in un mondo che è molto molto vario, c'è acqua, ci sono animali, ci sono mille cose da poter vedere, studiare. Allora, scusa, intanto comunico che è ancora attivo il link ospite con Elena, quindi che è da correggere, mi sa, forse in Adesso lo chat. correggo Sì, ma io. adesso. Povero Huxley, che Sì, tutte le volte. infatti. Quindi praticamente. Lui ci prova tutte le volte sperando che noi ci Esattamente, ricordiamo sì. di Eh fare no, ma questa cosa perché in realtà non magica. so come si fa, quindi, cioè in realtà lo so come si fa, ma devo accedere e quindi è tutto complicato. L'avevo già spiegato prima ad Alessandro che doveva aspettare te. Ah, certo. E che contatti metto, Alessandro? Già che ci siamo, facciamolo in diretta questa cosa con i nostri amici del pubblico. Tipo, se io dovessi dire seguite Alex da qualche parte, non lo so, hai un Speleo sito Alex. Speleo Alex, su cioè, Instagram. ovunque. Ok. Ovunque sono Speleo Alex. Perché appunto è uno Un po' speleologo, su. un gioco di parole. Esatto, capito, Che fa ridere questa sì, che cosa. sono quelle cose. Questa è la campana della risata. Ora dovete ridere. Vabbè, basta, non la uso È più. un po'. È un po' come se io, essendo un chimico, mi chiamo Simone, fosse sempre chimicone. Sì, Funziona come più o cosa, no? meno. Ok, mi Ok, avete convinto. sì. Se vi ho convinto, sono felice. Perfetto, ma cioè ad esempio se io volessi, come ha fatto già Simone in maniera molto coraggiosa, andare in una grotta, visitare una grotta, come posso fare? Cioè ci sono associazioni, ci sono incontri, ci Esatto, sì. sono uscite? Ci sono gruppi speleologici che sono fatti apposta per introdurre le persone che non sono mai state in grotta alla speleologia. Per cui si organizzano dei corsi, si fanno delle uscite anche una tantum proprio per accompagnare le persone in grotte molto semplici. C'è da dire che le grotte più belle sono quelle più complicate, quelle che magari. Diciamo che un Per principiante esatto, forse è meglio evitare. sì. Però comunque come per poter iniziare ad andare in grotta, comunque si può contattare un'associazione, un gruppo speleologico e fare un corso di speleologia. Lì ti possono insegnare a utilizzare le corde, le tecniche alpinistiche che servono per scendere i pozzi. E da lì si va avanti. Finito il corso, poi prima di essere in grado di fare grotte di un certo tipo, occorrono anni, perché comunque ci sono grotte che sono molto molto lunghe, molto molto profonde. Qua in Italia abbiamo grotte che superano i 1000 metri di dislivello, quindi sono molto molto impegnative. E alcune richiedono anche di stare in grotta più di una giornata. Ecco, ma poi quindi si può dormire in grotta, cioè non è che tu entri e dici, allora, prima di tutto dobbiamo fare delle cose più Sì, importanti, infatti. tipo ringraziare chi si è abbonato, Esatto, che si è cioè abbonato Arcobots. Arcobots per 3 mesi. Quindi grazie Esatto. Arcobots per esserti abbonato. E poi qualcun altro Poi c'è che una barzelletta scientifica che è stata riscattata da Ciba e quindi la barzelletta scientifica di questa sera è la seguente. Che cos'è il processo di eutrofizzazione? È quando un paese entra nell'euro. E fa ridere perché eutrofizzazione inizia con EU, come se tu entrassi nel.
Va Ok, bene. l'altra cosa che è Sì. stata invece richiesta è stata Jack e i fumetti, ma lo facciamo Esattamente. dopo, mi Sì, lo sa, facciamo che è un po' più dopo anche lunga. perché devo andare a cercare un Ok. fumetto che sono nell'altra stanza, Certo. quindi... Ah, anzi, no, possiamo farlo subito. Aspetta, ce l'ho qui. Aspettate solo un secondo. Un attimo. Anandir dice che è orribile come barzelletta. Prima di Beh, ma tutto avete che scelto schifo. voi una barzelletta brutta. Come secondo punto, vi faccio presente che tutti i paesi che vorrebbero essere eutrofizzati non la pensano come voi. Allora, Detto questo, invece. Ah, vai. così chiudiamo la questione. Anche, Alex, non è che ti stiamo abbandonando, è che semplicemente abbiamo delle soglie per cui chi ci sta seguendo, gli spettatori in chat, riscattano le soglie e noi dobbiamo fare quello che cioè non fare quello che ci chiedono, ma rispettare il volere del pubblico, si può dire così, Simone? La La dittatura del dittatura del pubblico, pubblico. perché Allora. noi non siamo nell'Unione Europea in questo momento, Esattamente, ci siamo ancora esattamente. eutrofizzati. Io Allora, andrò avanti tutta la sera con questa cazzata di sì, eutrofizzazione. bene, che culo. E tutte le volte che tu lo direi userò la campana. Allora, Esatto. invece del kazoo la campana. Allora, già che i fumetti, la cosa che mi mostro questa sera è questa cosa qui che ho appena recuperato da casa mia. Questa è un'opera originale realizzata da Roberto Recchioni, che alcuni di voi conoscono, che è un fumettista. Attualmente è l'editor di Dylan Dog, sceneggiatore di Dylan Dog, e in particolare questa si riferisce ad una sua opera, una sua storia di Dylan Dog, che era chiamata Mater Morbi, che era la creatrice, la madre di tutte le malattie. In particolare il fumetto in questione si chiama appunto Mater Morbi, non mi ricordo che numero fosse, 270 qualcosa, comunque si recupera facilmente, e raccontava proprio diciamo il calvario di Dylan durante tutta una malattia che lui aveva all'interno del numero, ed era molto molto bello perché c'era appunto tutto il rapporto medico-paziente visto in maniera molto molto malata, mettiamola così un po' la Dylan Dog, e poi c'era questo personaggio di Mater Morbi che era appunto la malattia stessa. E quando ad un firmacopie alla presentazione di un numero, non mi ricordo che cosa, io sono andato a farmi firmare il mio fumetto e ho chiesto un disegno perché mi ero portato il foglio e lui mi ha disegnato Mater Morbi che dice: "I vaccini non servono, giuro, fidatevi di me." E quindi praticamente questa è l'incarnazione della malattia che dice che i vaccini non servono. Notate l'ironia. Quindi è molto carino. Ce l'avrò appeso qua dietro poi prossimamente. Fine. Figo. Figo, eh? Ok, scusami Alessandro. Certo, mi rendo conto non bella quanto l'eutrofizzazione, però Lo insomma. so, lo so, lo so. Intanto grazie Civa per i 100 bits. Gli alert sono mutati. Ok, gli alert sono mutati. Aspettate che vada ad allertare gli alert. Nel frattempo andiamo avanti con Alex. Quello che stavamo dicendo è che in realtà si può rimanere in grotta per più di un giorno, che era una cosa che io non davo, cioè la ritenevo plausibile. Però forse la grotta mi dà sempre l'idea di essere un posto talmente angusto, che non è che tu ci possa andare in più di troppi a dormirci, no? Mi sa più di escursione. Invece no, perché le grotte non sono tutte anguste, No, ci sono grotte molto molto lunghe, abbiamo grotte lunghe decine di chilometri e che quindi hanno degli ambienti veramente veramente grossi e per esplorarle tutte comunque hai degli avvicinamenti in grotta che sono anche di 10-12 ore, per cui tu entri nella grotta, arrivi nel punto dove inizierai ad esplorare, fai un campo, dormi e poi il giorno dopo puoi continuare l'esplorazione riposato. Ma sì, Allora, vai. mio cugino, che è davvero mio cugino, chiede, qual è la grotta che ti ha fatto più paura? Se Più paura. Oddio, si le può parlare di grotte paura in più. Di grotta. solito le grotte, quelle un po' più che fanno un po' più paura sono quelle, perlomeno a me, sono quelle all'interno delle frane.
Più o meno uno speleologo riesce a individuare quali sono le frane, quelle sicure, quindi molto molto vecchie, dove comunque non uno è abbastanza certo che non si muoverà mai più nulla, e quelle invece più recenti. Te ne rendi conto proprio dai massi come sono, se sono molto acuminati, e grotte con frane all'interno recenti, quelle sono un po' più, fanno un po' più paura, perché comunque vanno messe in sicurezza, specialmente quando ti trovi in una grotta dove entri per la prima volta e all'interno ci sono delle frane, dei massi. Prima di andare avanti bisogna sempre, sempre, sempre metterle in sicurezza, quindi fare cadere tutti i massi che sono in bilico, e da lì in poi proseguire. Certo, perché il punto è che se ti cade un masso e ti blocca l'uscita, immagino che... Sì, soprattutto se ti cade in O testa. se ti cade in testa, cioè, sì, nel caso tu abbia una discesa verticale, sì. Sì. Sì, non è... Però tu dici, Se le no frane... fanno abbastanza ansia quelle magari con all'interno dell'acqua dei sifoni che tendono ad allagarsi, anche se nella maggior parte dei casi quando tu superi un sifone d'acqua arrivi dall'altra parte dove hai comunque parecchio spazio dove andare, per cui nella maggior Okay. parte Con dei... parecchio spazio, definisci parecchio spazio, perché io ho l'impressione che il tuo parecchio spazio non sia il mio Probabilmente è parecchio questo spazio. parecchio spazio. Indicativo, tanto così. No, è tutto relativo, però di solito quando vai comunque a superare dei sifoni dall'altra parte hai centinaia di metri di grotta oltre. Quindi parecchio spazio. Parecchio spazio, Ok, sì. ma abbiamo delle immagini da far vedere? Allora, Sì, noi volevamo colpirvi parlavamo con di... le immagini, quindi siccome sappiamo che d'altra parte siete un pubblico che segue noi e soprattutto ha la pazienza di seguire me, quindi o siete all'opposto oppure siete come me, quindi vi cagate in mano ad andare dentro una grotta, abbiamo deciso di farvi vedere delle cose che vedono gli speleologi senza che diventiate anche voi Gli speleologi. speleologi. Via. Allora, parlando di spazio, a me personalmente piace molto trovarle, le grotte. Ecco, vedete quanto spazio c'è in quel posto lì? Ecco, lì è dove Alex, vedi, dentro ci sono centinaia di metri di Ma sì, grotta, conferma l'esistenza ma di considera che grotta quella dentro. non è un falcetto normale, ma un falcetto lungo decine di metri, eh. Esatto, sì. È il falcetto di un gigante, in realtà. No, allora, perché vedete, io ci ho parlato più volte con Alex e quindi smetto di contraddirlo su questa roba qui. Però quando lui dice c'è parecchio spazio di 100 metri, lui parla 100 metri di lungo, non è detto che sia in largo questa cosa, quindi non fatevi In realtà lui ingannare. è un, come si dice, un agente immobiliare che dice, sì, 100 metri. Esatto, lui è un po' un agente immobiliare in questa roba qui. Quindi ecco, parlaci di Sì, questo buco nel allora, terreno. quello che vedete è un ingresso. È Certo. un ingresso di una grotta. È un ingresso di una grotta, però, quando è stata trovata. Come vi dicevo, a me piace molto trovarle le grotte, quindi vado spesso in giro per i boschi, mi studio una zona e cerco di capire più o meno dove potrebbero essere gli ingressi delle grotte e inizio a cercare. Il periodo migliore è d'inverno, perché d'inverno, specialmente gli ingressi che si trovano ad alta quota, iniziano a soffiare aria, soffiano aria calda. Questo perché all'interno la grotta ha sempre la stessa temperatura. Nel caso della Liguria è sui 10-12 gradi, per cui se fuori ci sono 0 gradi è una differenza di temperatura, per cui vedi questi buchi che soffiano aria. Sì, e questa qua era un buco, uno dei tanti buchi che soffiava aria. Ma dentro, come fai a sapere che dentro non ci sia, che ne so, un tasso? Allora, dall'aria. L'aria è un ottimo indizio che ti fa capire quanto spazio può esserci dall'altra parte. Potrebbe, come dice Fra Mariani, potrebbe essere Tasso il che tasso che soffia. soffia. Potrebbe Scusami. essere un tasso molto, Però dice, molto... se va avanti molto a lungo, in maniera costante, è difficile. Hai ragione. Quindi c'è un tempo, lo speleologo impara anche il tempo di apnea del tasso, che per quanto a lungo un tasso può soffiare. E quindi tu in un buco così riesci a infilartici? Subito no. Cioè Ok. si individua il buco, poi si guarda com'è. Se è un buco completamente intorno alla roccia è impossibile da allargare, ma se Certo. intorno ci sono sassi,
si iniziano a togliere sassi e a scavare. Questo è un altro buco, sempre di quelli, e poi si inizia proprio l'operazione di disostruzione. Certo, anche lì rispetto ai fili d'erba si vede chiaramente. Ecco, questo è il buco di prima, dopo i lavori. Più o meno sì, no, non è quello il caso, però abbiamo avuto casi del genere, cioè che buchi di quelle dimensioni diventassero una volta disostruiti in questo modo. E questo è il buco di prima, dopo che abbiamo provato a entrare, cioè un primo approccio al buco. E Certo, quanto ma ci infatti vede un sacco di spazio, tra vedi un l'altro. sacco di Quanto ci spazio, cioè. mettete più o meno? Cioè, da un buco di quel tipo fino ad un buco più grosso di questo tipo? Dipende dal buco. In questo caso c'erano soltanto due massi, uno sopra l'altro, li abbiamo spostati e si è aperto. Ora lo vedete molto piccolo, però dentro andava avanti. Dovrei avere anche un video, vediamo se lo troviamo. E quindi voi andate avanti, cioè nel senso lì vai avanti e poi puoi trovare una stanza, puoi andare avanti ad avere il cunicolo per un tot. Esatto. Può esserci un pozzo dietro, può esserci qualsiasi cosa. Ora, nel caso di quel buco, E si scende di testa o di piedi? allora, dipende dal buco. Quando è verticale, di piedi. Si entra coi piedi. Ok, certo, ma è Ecco, quello di prima tipo? quello di prima era verticale, siamo Ah, entrati di piedi. ok. Ora, in questo caso, avevamo disostruito questo buco e abbiamo trovato di tutto. Cioè di tutto Ora siamo tipo... tipo un ciao. La Ma come stanza un è quella. ciao? Ah, un ciao. Ma come? Non era un tasso, ma era un ciao. Quello è un ciao. Ed era il secondo che Ah, abbiamo tirato fuori. Cioè, Perché c'è lì due, è c'era. tipo il cimitero degli elefanti, solo che ci vanno a morire i Dove ciao. Fanno. Solo che il cimitero dei ciao è quello. i ciao vanno a morire. Salutano e si buttano dentro. Sì. Ciao. Allora, Magnifico. Simone mi chiedeva come si entra. Ecco, quel buco, questo qua è un buco vicino a quell'altro di prima. E in questo video c'è la prima discesa in questa grotta che abbiamo trovato. Ecco, notate sempre, Penelope dice salutava sempre, diciamo, Fantastico. notate quanto spazio c'è, in realtà vedete che sembra un buco piccolo, ma poi in realtà c'è un sacco di spazio dentro. E Sì. non sono sarcastico nel dire questo. Sì, no. Sì. L'inquietudine mia rimane sempre, ecco. Ma voglia, ma stai scherzando? Però. E lì è la prima volta che entravamo, quindi non sapevamo assolutamente cosa Ecco, c'era. quanto costa se io ti do una GoPro e tu vai a fare i filmati interni e poi me li fai vedere e io sono contento come se ci fossi andato e posso far finta di essere te? Cioè, quanto vuoi per mentire, Quanto vuoi dire. per mentire, fondamentalmente? Ecco. No. Vediamo. Ok, poi ci mettiamo d'accordo in Ci privato. mettiamo d'accordo in privato, sì. Ecco, Fra le domande che c'è nella prima, questo è lo quali. stesso buco Ah, vai. dentro. Ecco, beh, sì, questo mi sembra un po' più spazioso, Sì, sì, effettivamente. sì, sì. Ma in questo caso siete voi i primi ad entrare. Siamo i primi ad entrare Dopo il ciao. Dopo il Dopo ciao. ciao. Cioè, i primi esseri viventi, i Sì, primi esseri non sì. motorizzati, mettiamo così, non due tempi. A base di carbonio. Vabbè, in parte è in base di carbonio anche il ciao. Quindi io direi i primi esseri non a due tempi che entrano dentro una grotta. Va bene. Anche se in quel caso in realtà qualcun altro c'era entrato, nel senso che all'interno abbiamo trovato delle ossa di orso. Ah, ok. Vabbè. Però Che lui è stato scemo perché c'è entrato e poi non è riuscito più a uscire poi perché il non è buco era uscito. piccolo. Ah. Dove Comunque in il. questo caso avevamo trovato un
un pozzo verticale di una ventina di metri, sul fondo si trovavano delle sale, una serie di cunicoli, e da lì abbiamo iniziato quindi l'opera di rilievo di tutta la grotta, perché poi oltre a entrarci devi portare fuori delle informazioni. Sì, ecco, cioè, una domanda, chi ve lo fa fare? Perché, cioè, a parte che sì, no, no, nel senso, cioè, la domanda è più articolata di così, ma lo fai soltanto per passione oppure c'è nel senso, è necessario fare dei rilievi, scoprire quali sono le grotte, eccetera, da un punto di vista, non so, cioè, perché Sì, allora è una farlo? passione, però comunque è una cosa importante sapere come si sviluppano queste cavità perché comunque molta dell'acqua della superficie passa all'interno di queste grotte, quindi sapere i flussi d'acqua dove entra e dove esce diventa una cosa fondamentale, specialmente se tu hai una discarica in un punto dove c'è una grotta. L'acqua che è all'interno della grotta potrebbe uscire in una sorgente dove comunque ci può essere un acquedotto, ci può essere comunque un problema Sì, di di inquinamento comunque della faglia, inquinamento. eccetera. Sì. Esatto. E quindi è molto importante sapere come si sviluppano all'interno. E comunque rilevarle non è semplice perché se in un ambiente buio, angusto, umido, e quindi abbiamo proprio dei sistemi di rilievo che sono specializzati per la grotta. Pensate Linea di massima. che non esiste uno strumento che vendono che serve per i rilievi in grotta. Noi ce lo dobbiamo praticamente costruire. E vendetelo. Praticamente, qua ne ho uno, di esempio. Sto qua è praticamente un metro laser che uno può acquistare tranquillamente della Leica. Noi lo prendiamo, lo smontiamo. Questo qua è l'interno del originale, lo buttiamo via, gli mettiamo dentro un'altra schedina per poter rilevare sia la pendenza della grotta, sia la distanza, sia l'azimuth. Perché comunque per fare un rilievo tu devi tracciare una poligonale che dall'esterno va all'interno della grotta e da quella costruirci intorno il disegno. Senti, tra le varie cose che chiedono, Dottor Beat chiede che animali si trovano in genere nelle grotte. Allora, dalla mia esperienza, l'animale che mi viene prima da dire è ragni. Tanti? Allora, ragni sì, ma all'ingresso ci sono parecchi ragni, non danno problemi, nel senso che A te sono non danno problemi. animaletti simpaticissimi, non pungono, non fanno nulla. No, no, a parte il fatto che devi spostare quella faccia quando scendi di faccia, cioè quando la via è orizzontale, che entri di faccia, e devi spostare quella faccia, che è Cioè, piacevole, dillo che tu insomma. hai fatto entrare Simone di faccia solo per questo, solo per fargli No, te spostare ne col faccio vedere cazzo. uno Ho fatto bellissimo, passare 15 guarda. persone prima, non lo vedono loro. Aspetta, devi Ok, metterlo. Ok, questo sì. Bellissimo, ok. Bello. Che tipo quello te lo sì. trovi così, sei bloccato in un Sì, cunicolo. è lo esatto. Hai le braccia bloccate che stai usando per andare avanti, e davanti Ma questo. se, Esatto, lui Andrea Noli dice meglio i ragni che gli orsi con il ciao. Sì, è vero. va nell'altro senso. E tu vai in quello. Chi ha la precedenza? Non lo so. Almeno con l'orso sul ciao hai Sì, una scelta. Nel esatto. senso, non hai molte scelte. Nel senso, l'orso sul ciao vince. Esatto. Giustamente, Edric FK10 dice: beh, lo mangi. Beh, Sì. anche secondo me è il modo migliore. Tra l'altro, con la ragnatela hai il croccante, cioè il ragno della croccantezza, e poi la ragnatela ti dà quel sapore in Ecco, più. questo invece è molto carino, questo mi piace molto. Questo è un getritone, se ne trovano spesso, sono degli anfibi, anche questi sono un po' più all'interno, ma comunque sempre abbastanza vicini agli ingressi. Altrimenti più Tra l'altro, il all'interno. Geotritone è un nome bellissimo, sembra il nome di un Transformers. Che è il ciao di prima. Sì.
Ah, questo è un altro ragno. Un che poi altro non è un ragno, ragno, se no abbiamo i pipistrelli. Ah, questi i pipistrelli, sì, che carini. Sono abbastanza comuni. Bello. I pipistrelli sono molto carini. Ma anche questi vanno molto in profondità, i pipistrelli? Allora, pipistrelli, sì. Questi ne abbiamo trovati alcuni molto molto in profondità. Però loro comunque, non dovendo vedere, riescono a orientarsi bene all'interno delle grotte. Certo. Bisogna stare molto attenti d'inverno a non disturbarli, perché vanno in letargo e quindi quando svernano nelle grotte, se dovessimo svegliarli, potremmo creargli dei problemi seri. Mentre in estate li trovi, ma non sono quasi mai chiusi completamente come quello della foto, ma spesso d'estate, appena ti avvicini, si staccano e svolazzano. Sono maturi, insomma. Cioè. Ecco, questa sì. Cosa che i pipistrelli si attaccano ai capelli non succede. No, 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 assolutamente. È una leggenda metropolitana. Perché avete il caschetto, per questo non si attacca. Perché abbiamo il caschetto. Sì. Sì, okay. Sì. Il caschetto è un taglio del cazzo, quindi non si attaccano. Sì. Esattamente. Allora, si dice scignon, no, com'è che si dice il caschetto? No, scignon è quello qualcosa, come si dice il caschetto, il taglio a caschetto? Vabbè, si dice taglio a caschetto, no. Taglio a caschetto, va bene, a scodella, sì. Ah, uh-huh. Madonna santa, cosa ho visto? Ecco, se questo cos'è? Una... Ma questo anche carino. Ah, bello, sì. bello, questa è una scolopendra. No, una scolopendra o una scutigera? Scutigera, ragione, sì, ho detto scolopendra, ma è scutigera. Sono quelle cose bellissime che dici, Dio mio, perché... Anche queste, sai, nel tuo cunicolo orizzontale, no, te la trovi davanti, anche questa la mangi, dopo il ragno. Assolutamente. Ok, è piacevole. Comunque metti il dubbio, perché sono molto simili le scolopendre, in grotta comunque troviamo anche le scolopendre. Allora, io che sono un esperto di biologia, direi scutigera, nonostante abbia detto scolopendra all'inizio, perché le scolopendre mi sembra che abbiano i baffi in modo diverso, fatti alla francese, e i capelli con un taglio diverso. Scolotigere. Te lo dico subito. Stavo dando il tempo di cercare. Allora, le scolopendre, secondo me questa è una scutigera, perché le scolopendre sono più ciccione. Allora, è un body shaving sulla scolopendra. Esatto, leggilo tu. Non riesco a vedere. Ah, quindi non è nessuno di questi. Nessuno di questi. Non è né una scutigera, né è chiaramente una chilopoda, litobiomorfa, litobide. Allora, del genere dell'Eupobrobrus. Allora, il discorso è questo. Comunque, se quella te la trovi sulla faccia mentre stai scendendo in un cunicolo, non ti stai a chiedere se è una scutigera, una scolopendra, no. Un ragno, cioè, ecco. Quantomeno io, poi non so, immagino che tu, Alessandro, sia abituato a insetti, sono insetti? Sì, anzi, quando li troviamo è tanta roba, assolutamente. Penelope giustamente ricorda che i ragni non sono insetti, sì, no, infatti, hai infatti. Ragione, fanno comunque cagare. Però ricordiamo che nell'ordine di alimentazione ambientalista che rispetta il futuro del nostro mondo... mangeremo quelle cose, ma lì. Più per vendetta, il troglobio, sì, ma non perché sia necessario, ma per vendetta, no. Per vendetta, sì. Sì, questo che cos'è? Il troglobio, anche il troglobio è... Ah, tra l'altro dicevano che ne avevano il troglobio sta per animali che si sono adattati completamente alla grotta. I troglobi sono degli insetti che sono specializzati nelle cavità sotterranee, quindi non possono uscire, vivono solo in grotta. Sì, infatti sono albini, cioè non hanno pigmenti, perché in grotta gli animali non ha senso che siano pigmentati, perché tanto non li vede nessuno. Quelli che vivono, però sono in grotta, appunto. Eh sì, certo, perché nel momento in cui escono fuori, ad esempio, come tutti i vampiri, verrebbero bruciati istantaneamente dal sole. Infatti se tu prendi un troglobio e lo porti fuori, si incendia subito. Sì, quantomeno non penso che non sia troppo, troppo contento. Poverino. Povero troglobio. Stavo povero tanto troglobio. Bene. Il cannibale. Farebbe le domande se trovavo la scolopendra per far contento Simone, ma non lo so. Esatto. No, ma l'ho vista prima. Adesso poi la metto.
Ma questo è un sito di insetti Allora, orribili di questo grotta. è un sito che censisce tutti i rilevamenti faunistici che facciamo in grotta. Ah. Non è visibile a tutti, nel senso che è visibile solo in parte. Il sito è catastogrotte.net. Adesso lo metto. No, tra l'altro quello che mi dà da pensare è che immagino che esplorando le grotte sia abbastanza facile, tra virgolette, trovare specie nuove, perché è comunque un posto di fatto poco Sì, frequentato. assolutamente. Dall'uomo intendo, quindi è facile, cioè relativamente facile trovare cose che non, nessuno ha mai visto. Sì, sia a livello di specie che comunque, oltre a trovare comunque grotte nuove che non sono mai state viste da nessuno, è comunque facile trovare specie di animali nuove. Puoi dargli il tuo nome? Cioè, Tritone Speleo Alex, Speleo Allora, Tritone. sì, mi Ok. pare che comunque sia abbastanza comune che si dia il nome dello scopritore alle Ah. specie di animali. Mentre nelle grotte uno decide il nome a seconda, di Ma della grotta solito si, dici? Ok. della grotta anche, sì. Di Ma solito volevo. le grotte non si ci dà il nome perché di solito si dà agli speleologi morti il nome delle Ah, grotte, quindi non è quindi di buon auspicio. sì. No, però vedi, io verrei con te in grotta solamente per dare il nome a un insetto nuovo. Lo chiamerai Franco. Franco. Franco, Franco. Sì. Sì. E a proposito io chiederei, Edo Nel senso che è anche Farris, sincero. Edo Farris chiede, domanda per Ale, è mai andato in una grotta in Sardegna? Sei mai andato in una grotta in Sardegna? Non sono ancora stato in Sardegna. Quindi no, non è ancora stato nelle grotte Non in sono Sardegna. No. ancora stato, ma ci sono delle grotte bellissime, oltretutto ce n'è una in particolare che ora non mi sovviene il nome, che sta diventando la grotta più lunga d'Italia. Poi vabbè, sui record delle grotte più lunghe ci sarebbe da fare tutto un Sì, discorso, poi comunque è anche sarebbe una cosa un'evoluzione sterile, non continua. è mai quanto sono Sì, lunghe, ma come infatti, le usi comunque, esatto. è sempre quello il Cioè, discorso, è stiamo lì a inutile misurarci la grotta, ecco. che... Esatto, cioè sono anche Esatto. sempre quelle sorti di discorsi fra speleologi che lasciano un po' il tempo che Sì. trovano, oserei dire. La mia grotta è di 200 metri. No, okay. E quanto può essere lungo una grotta? Cioè, quant'è lungo una grotta lunga? Per rimanere in Abbiamo per tema. esempio in Toscana c'è il Corchia che rilevati sono una sessantina di chilometri. Rilevati. Minchia. Ok, è lunga allora, ok. Cioè che quindi però è una, nel senso, come grotta lunga tu intendi non delle, non stanze continue, ma un Una percorso serie di lungo. gallerie Ok. che sommandole danno quelle lunghezze. Normalmente di una grotta hai due o tre valori, hai l'estensione che praticamente è quanto la grotta si estende sulla superficie, quindi tu tracci praticamente una retta tra i due punti più distanti, mentre lo sviluppo è quello, è la somma di tutte le gallerie orizzontali e verticali della grotta. Ok. E se Sì, c'è. perché effettivamente la grotta può avere anche più piani, cioè l'idea della grotta ti sa sempre uno spazio ampio che tira dritto, invece poi tu puoi No, avere non segue ampi, camere, assolutamente. strettoie, verticali. Esatto. Puoi Non anche segue. andare in su la grotta, in realtà, giusto? Cioè tu non puoi Assolutamente. solo pozzi che scendono, ma anche pozzi che salgono. Eh sì, anche perché Esatto. immagino dipende da che punto è l'entrata della grotta. Cioè, se tu la prendi, immagino a metà, se in una montagna magari sarà più su o più giù, presumo, Sì, Cioè, infatti. così a naso. Quindi hai qualche immagine Per vediamo un po'. esempio, per concludere la grotta di prima che abbiamo visto nascere dal buco, Io vi ho così messo vediamo. in chat il link di questo sito, che magari non avrà tutto, però comunque un po' di informazioni ci sono. Questo qua è un esempio di quel buco lì che avete visto, che abbiamo scavato, siamo entrati e questo qua è lo sviluppo, qua è vista in spaccato praticamente. Il video dove c'era il ragazzo che entrava è questo pezzettino qua, e poi la grotta scendeva. Come vedete, all'interno diventa larga, è molto grossa. Ah, sì. Questi sono 10 metri, quindi hai delle sale che sono alte una decina di metri. E sono Ah, sì. tutte E poi poi vanno. appunto scavate dall'acqua in, cioè
Cioè, quando si può dare un'età ad una grotta? Allora, è molto difficile datarle perché a seconda del tipo di roccia e di come si sono formate hai delle datazioni diverse. Fai conto che comunque in Italia in media l'ordine di grandezza è quello del milione di anni per una grotta. Sì, Ciba dice non basta tagliarle a metà e contarne i cerchi. No, No, cioè, potrebbe essere un'idea, purtroppo no. però no, no, temo di no, temo di no. E scusami, e i punti di domanda sono dove avreste voluto andare, ma non siete andati? I punti di domanda sono dove non siamo ancora andati. Per esempio, in questo caso siamo arrivati in un punto, c'era una strettoia, oltre alla strettoia vedi che la grotta va avanti, però non siamo passati, bisognerebbe andare lì, scavare un po', allargare e provare ad Non ci andare avanti. sono delle leggi che ti impediscono di deteriorare una grotta, cioè tipo non puoi spaccare, non No, puoi. assolutamente le concrezioni, le Ok. stalattiti non le puoi rompere, però se si tratta di un piccolo diaframma di roccia che ti serve per poter passare oltre, allora sì, puoi Puoi farlo. farlo oppure in caso di incidente. Ma Ci sono stati. in ogni caso, chi viene a controllarti? Sì, anche quello è vero. È Ok, l'etica dello però vabbè. speleologo. No, ma perché? Sì, no, Vabbè, ma questo. normalmente una persona che comunque mette molta energia per arrivare in un certo punto di una grotta non la rovina proprio No, ma è questo il perché. senso. Cioè, adesso a partire dal fatto della mia battuta scema, ma in realtà il senso è proprio quello. Cioè, che comunque dietro c'è una passione tale che non ti aspetti che lo speleologo prenda e si butti giù le stalattiti o faccia un buco inutile. Perché comunque è chiaro che se fai una cosa del genere, un'attività di questo tipo, che ti porta via, a parte un sacco di tempo, ma anche un costo, oltre che in fatica, anche dal punto di vista economico, perché comunque tu devi prepararti, fare il corso, perdere intere giornate, eccetera, non è che poi vai lì e spacchi le stalattiti. Questa è una cosa che tipicamente fa il turista quando arriva comodamente dentro una grotta e non gli frega niente alla grotta. Sì, immagino di Ecco, sì. però parlando sempre di stretto, questo è un altro bel passaggio Beh, c'è un stretto. sacco di spazio. Però dall'altra parte ci sono cose di questo genere. Questi sono cristalli di aragonite e lo spazio è. Cioè, sicuramente bellissimo. Non lo farei mai, devo essere sincero. Io non mi metto gli anelli perché temo che non escano dal dito poi dopo. Anch'io ho questa paura. Cioè, quindi proprio c'entra con tu, cioè, bellissimo, meraviglioso e ci tenevo molto a fare questa live proprio per parlare, ma è una cosa che non lo so, non so, non è tanto in realtà, boh, forse la claustrofobia, quanto il rimanere bloccati, Allora, fra le varie domande c'è una domanda di Edric che dice: ma non si fa il test del carbonio 14? Credo che il test del carbonio 14, per quanto tu possa farlo sui carbonati, il test del carbonio 14 ha un limite di anni, di 60.000 anni, mi Eh pare. sì. Quindi, comunque, in una concrezione non avrebbe Cioè, molto puoi senso. dire ha più di 60.000 anni. Sì, e comunque dovresti forse rompere la concrezione e andare a vedere il centro, come si fa con gli alberi, perché la parte esterna ha sempre carbonato fresco e quindi è sempre rigenerato. Sì, La e parte comunque la interna che. concrezione non ti dà l'età della E grotta, peraltro, perché esatto, concrezione comunque ti dà la l'età della grotta. grotta ha due periodi di formazione, nel senso che prima l'acqua la scava. E in certi momenti invece deposita, e questo a seconda di mille fattori, tra cui l'acidità dell'acqua, la temperatura esterna, ci sono mille fattori che determinano il fatto che la grotta abbia dei periodi in cui viene scavata, in cui viene depositata, per cui tu non puoi sapere esattamente quando ha iniziato a formarsi, se non ci sono all'interno dei depositi organici o qualcosa che puoi Sì, datare. senza contare che poi è una concrezione, anche comunque anche se lo potessi datare e tu dati le ossa dell'orso,
Cioè, Sì, non è tu che comunque si dice che dati. la grotta c'era, ma Tu puoi non. sapere l'età di una grotta dal tipo di roccia, nel Eh senso sì. che sai che quella catena montuosa si è formata un tot di anni fa e normalmente la grotta inizia a formarsi quasi subito perché comunque l'acqua entra in fratture che si formano proprio con la formazione del monte, per cui. Certo. Dire quando è nata una grotta non ha neanche molto senso perché comunque se la frattura si forma subito puoi dire che quando è nata, cioè quando era 1 metro, quando era 10 metri, quando la grotta era 1 chilometro. Sì, certo. Izanami chiede, non c'è pericolo che crolli tutto? Beh, bisogna essere molto sfortunati perché è una grotta che ha 1 milione di anni che crolli proprio quando ci passiamo noi. Sì, dici. Sì, è più Però potrebbe facile. No, no, succedere. normalmente nelle grotte nuove è molto frequente che ci siano magari dei massi messi in modo instabile che comunque vengono messi in sicurezza al primo passaggio, per cui è difficile che crolli la grotta, cioè la grotta che crolli tutta, non ho mai sentito di una grotta che crollasse. Però può Magari capitare che le grotte sì, si allaghino. può capitare che si allaghino, ma lì lo sai già a priori, nel senso che comunque se entri in una grotta che è un Piove. inghiottitoio su un torrente, sai che devi entrarci in periodi in cui non piove. Intende quando si Normalmente. scava, per allargarla, cioè tu scavi un pochettino. No, è minimo proprio la roccia che asporti. Di Ok. solito comunque scavi nella terra, nei massi. Cioè liberi semplicemente l'entrata che in teoria c'è Se già. scavi in una frana, sì, se scavi in una frana, la frana può andare giù, quindi devi stare attento. C'è un'altra domanda Sì, c'è che. una domanda che era interessante. Se uno deve andare in Sì, bagno, era questa che volevi esatto, fare? sì. Beh, Bella. dipende da cosa devi fare. Eh beh, potrebbe capitarti tutto, hai detto che puoi fare anche cose lunghe giorni, quindi. sì, normalmente scavi un buco e poi lo ricopri. Ah, quindi qualcuno dirà: qui sono passati degli speleologi, tra 2000 anni troveranno la cacca Sì. fossilizzata e diranno: qui c'erano dei geologi che cavalcavano un ciao. Esattamente, inseguiti da Alessio un Gerardo orso. chiede: dov'è Ruggero? Penso che sia a casa sua, lo spero che a quest'ora sia a casa sua e che non sia in giro perché dopo le 22 c'è il coprifuoco, quindi deve per forza Esattamente. essere a casa sua e sarà qui su Twitch lunedì assieme al Bertacchi. Sempre su queste frequenze virtuali, video virtuale. Papi giustamente dice, fa notare questa cosa che forse voi speleologi non avete mai considerato, ma il carbonio 14 si fa effettivamente sui carbonati. Ma le grotte sono carbomorte. Per questo che non si possono fare le. Va bene. Ok. Edoardo chiede: i fotografi, cioè le foto le fate voi o vengono con voi dei fotografi professionisti? Le foto le facciamo noi e tra di noi qualche fotografo professionista c'è. Le foto che state vedendo oggi sono fatte tutte comunque da non professionisti, proprio Che sono bellissimi. col Sì. telefono, luce. Però deve essere di. Allora, io una cosa che quando ho esplorato le grotte quel poco, che in realtà erano tutte accessi molto ampi, in realtà, quindi non è che ci fossero grossi problemi. Una cosa che ho notato che è scontata, però non appena spegni la luce non si vede niente, c'è proprio nulla. Quindi fare foto così non è banale, perché sai, uno pensa sempre che una qualche fonte di luce arrivi, ma è scontato che non lo sia, ma effettivamente trovarsi nel buio totale che ti può dare una grotta è abbastanza strano, oltre ai suoni che sono strani, perché. Sì, c'è da dire che adesso con le nuove luci a LED riesci a fare delle foto veramente, veramente belle perché riesci a illuminare davvero anche grotte, ambienti molto grossi in maniera efficiente.
e quindi anche con un telefonino riesci a fare delle foto, Ecco, delle belle voi foto. Molto belle. che cosa vi portate come attrezzatura? Sia, vabbè, fotografica, dici cellulare e luci LED, però in generale che attrezzatura vi portate dietro? Allora, per la progressione su corda abbiamo praticamente dei materiali alpinistico, abbiamo una cosa che si chiama, i bloccanti che servono per risalire sulle corde e i discensori che servono per scendere. Come fonte di illuminazione, fino a qualche anno fa si usava il carburo. Adesso per il carburo, non so se sapete cos'è, sono dei sassi che a contatto con l'acqua generano acetilene. Quindi, proprio con la fiamma, avevamo una fiammella sul casco che illuminava la grotta. Adesso, con le luci a LED, con le batterie al litio, praticamente andiamo esclusivamente con l'illuminazione elettrica. Anzi. Un tempo Abbiamo si qua diceva che... Ah, scusami. un ospite che è il mio casco. Per avere un'idea, lo accendo un attimo. Questa qua è la luce che fa, non so se rende con Direi... la telecamera, ma è Beh, però qualcosa di... È sembra farne, non è che... qualcosa di molto potente. Sempre due fonti di illuminazione separate, in modo che se una si rompe, hai sempre quella di riserva. Ah, fra chiede, può mancare l'ossigeno? No, eccetto che in certe condizioni, ovvero che la grotta non abbia un'uscita, sia molto piccola, verticale, che dentro ci siano magari degli animali morti, e che abbia solo un ingresso, però è molto molto raro e te ne accorgi subito se l'aria manca. Normalmente la grotta è sempre un ambiente molto areato. E quindi, ad esempio, cioè, ci può non essere aria se ci sono altri gas, nel caso di animali morti. Si forma metano Sì, per la decomposizione, fondamentalmente che è più pesante quello. dell'aria, e È se è più verticale si pesante, accumula rimane. sul fondo. Sì. E ci possono essere anche casi in cui, ad esempio, una grotta non ci sono animali morti, ma c'è ad esempio un deposito di metano, ga gas naturale, altri tipi così. Normalmente nelle grotte carsiche è difficile che ci siano situazioni di questo tipo. Ci sono, ma è molto molto raro. Le luci possono infastidire gli esseri viventi e le grotte? Sì, possono infastidirli, infatti si cerca sempre, anche quando li fotografiamo, di non illuminarlo troppo, oppure comunque soltanto nel momento in cui facciamo la foto. Specialmente i pipistrelli, quando sono in letargo, è bene Non non disturbarli. accecarli con le luci. C'è da dire che forse alcuni, adesso vado un po' per ipotesi di adattamento evolutivo, ma molti animali che vivono nelle grotte non fanno vita mista, come i pipistrelli che fanno un po' e un po'. Forse Forse non hanno occhio, hanno degli pseudo-occhi, quindi sì. magari la luce manco la vedono. Allora, sì, per quel che riguarda specialmente gli insetti, non se ne accorgono. Non hanno occhi, per cui non è un problema. Ma per esempio, i geotritoni, quel tipo Esatto. di animali. Sì, beh, però immagino che stiate attenti a non disturbare eccessivamente, appunto. Edo scrive: quando siete dentro, scherzate tra di voi o no? Presumo di Sì, sì, immagino che sì. tantissimo. Qual è Poi stata... ci sono situazioni particolari, per esempio ci siamo trovati a dover superare dei laghi e a quel punto li abbiamo superati con questo tipo di mezzi. Beh, Dovrei avere ma anche un video. sì. Che mi pare che sia un cos'è, un cigno gonfiabile, È un fenicottero. fenicottero gonfiabile. È un fenicottero rosa? Sì. Beh, magnifico.
Io mi immagino già. Sì, il canotto l'ho portato io, tranquilli. Beh, ma anche perché se ci pensi, per quanto sembri scemo, ma non è che ti puoi portare dietro una barca, mentre invece il fenicottero Sì. gonfiabile puoi piegarlo molto bene, non ti occupa spazio. Sì. Ma allora, in quel caso lì avevamo portato il canotto, e il fenicottero in realtà sarebbe servito solo come scherzo. Il problema è che poi il canotto non si è gonfiato e il fenicottero sì, per cui Ah, alla ok. fine abbiamo usato tutto il fenicottero e devo dire che è un ottimo mezzo. Carino, molto Sì. molto carino. Sì. Poi sai che bello, lo lasci lì dentro la grotta fra 1 milione di anni. Che Esatto. cazzo? Dentro il fenicottero che cavalca il ciao. Pensa che Esatto. viaggi che si Sì, minchia, fanno. davvero. Hai mai trovato dentro le grotte delle iscrizioni, tipo dei graffiti con scritto, non lo so, Viva la foca, o, no, dei graffiti intendo preistorici con scritto Viva la foca. Allora, si trovano parecchi reperti preistorici, segni specialmente in Liguria e nella zona del Finalese. Ci sono grotte dove tu entri e trovi proprio anche cocci di vaso messi lì per terra alla portata di tutti. Per fortuna sono grotte o poco conosciute o comunque di difficile accesso. Ma ancora questa domenica, siamo entrati in uno di quei buchi larghi, che avete visto prima. E all'interno, scavando nella terra praticamente che era caduta dentro, è uscito fuori un sasso praticamente che si vedeva che era lavorato, probabilmente serviva per affilare le falci. La cosa strana è che comunque era una grotta che era completamente chiusa, quindi probabilmente è di origine medievale almeno, perché comunque per il posto dove l'abbiamo trovato, sicuramente non era caduto dall'esterno in tempi recenti. Cosa si fa in questi casi? Cioè, che si fa quando si trova, si entra in grotta e trovi un reperto? Allora, devi lasciare tutto così com'è e avvisi comunque le persone competenti. Noi nel nostro gruppo c'è una persona che è un archeologo, per cui si occupa sempre lui di recuperare i pezzi, catalogarli e consegnarli. Che figo. Non li vendiamo su eBay, ecco. No, beh, certo, ci E appunto mancherebbe. c'è, come dicevamo prima, un rispetto sia degli animali che appunto della grotta stessa. E invece interventi di soccorso in una grotta ti sono mai capitati? Sì, sono capitati. Io personalmente sono nel soccorso speleologico e sì, è capitato. L'incidente in grotta per fortuna è una cosa che capita raramente, però quando capita mobilita una quantità di persone esagerata. E, per avere un'idea, forse qualche immagine Nel frattempo per diamo la avere. buonanotte a Ciba Buonanotte, Ciba. e facciamo gli auguri da Papi per il Auguri. suo compleanno. Ecco, per esempio qua si trattava di uno speleologo che era rimasto bloccato in una grotta perché era rimasto praticamente appeso in una strettoia per cui si era stancato molto, non riusciva più a uscire proprio per stanchezza e L'uomo è stato capace di allora distruggere i dinosauri. hanno chiamato i soccorsi, Dice sono entrati e alla fine poi è uscito quasi con le sue gambe, nel senso che gli è andato da mangiare, l'hanno scaldato ed è riuscito a uscire. NRC. Grazie Morax Per per la avere. salve, intanto. Ecco, questo è un esempio Di soccorso. di soccorso. Qua eravamo in Margores, ci sono dei monti al confine tra Piemonte, Liguria e Francia, quella zona lì. Esiste una zona che è fra Piemonte, Liguria e Francia? Sì, scusate, faccio cagare in Sì, geografia. esiste. Questo è un altro esempio.
qua addirittura hanno avuto, vediamo se si vede. Quanto può durare un, cioè quanto, cioè non Allora, dura, nel tipo in senso, questo caso, che ho visto un più 20 ore e capire. esatto, sì, ci è voluta una settimana quasi per tirarlo fuori. Madonna. Lui è rimasto dentro una settimana, quindi, Sì, cioè, nel senso, gli passavate assolutamente. da mangiare. Sì. E Normalmente in cacchio. un'operazione di soccorso entrano L'uomo è prima i stato capace medici, di distruggere i dinosauri. dopodiché entra la squadra d'armo, quindi che inizia a mettere le corde per far passare l'altra squadra, che poi metterà delle corde apposta per portare fuori la barella, e quindi sono operazioni che richiedono molti giorni. Ora, in questo caso era una persona che era rimasta bloccata più o meno a 6-7 ore dall'ingresso. Ah, cacchio. E quindi abbiamo mobilitato praticamente mezza Italia. Qua si vede più o meno quanta gente c'era per. Mamma, cioè, una cosa che è impressionante da pensare di, cioè, per voi sarà normale, immagino, ma pensare di andare per 6-7 ore lontani da un ingresso. Sì, dall'unica Sì, uscita, sì, sì, sì. peraltro. Sì. C'è da Impressionante. dire che all'interno delle grotte il tempo sembra passare molto molto più velocemente. E più stai all'interno di una grotta, e più sembra passare in fretta. E quando esci sei più vecchio rispetto a quelli che sono rimasti fuori, è Sì, il principio esatto. relativistico Della dei grotta. gemelli. Sì. Sì, Allora, intanto lo scusate, ringraziamo Gabozen che si è so. Sì, subscribato con grazie mille. Prime. Parlando di questo, Angelo chiede come comunicate con l'esterno? Immagino che non ci sia rete, praticamente non c'è Vodafone, giusto? Non c'è modo di comunicare con l'esterno a meno che non stendiamo un doppino telefonico, proprio il Ah, il vecchio cavo. doppino, sì. Poi Ok. E lo fate? Si adesso fa ogni tanto, quindi? si fa o nelle operazioni di soccorso oppure in situazioni particolari. Per esempio, il nostro gruppo spesso svuota delle grotte con dei sifoni. E quindi Svuota? svuota, nel senso che è molto facile trovare prosecuzioni di grotte in grotte dove c'è un sifone, cioè tu entri dentro e trovi il lago. Svuoti il lago, molto probabilmente dall'altra parte c'è la continuazione della galleria. Quando facciamo operazioni di questo genere, portiamo un doppino del telefono perché in caso si rompesse la pompa, che si riallaga tutto, almeno riusciamo a comunicare con l'esterno. Perché il lago continua a alimentarsi, non è che rimane Il lì. Quindi lago spesso continua ad alimentarsi. Deve la pompa deve rimanere accesa, se si blocca. rimanere sempre accesa, sì. Nella maggior Ok. parte dei casi sì. No. Portate il canarino per vedere se muore? No, immagino. Cioè, se lo portate e lo lasciate nella grotta, probabilmente muore, ma non. No, no. Di solito No. abbiamo uno speleologo che viene chiamato l'uomo a perdere, che lo utilizziamo Sul per sensore biologico. le. Sì. Ma Oppure come? per infilarlo nelle strettoie più E vedere strette. se rimane incastrato. Sì, deve essere felice Esatto. lui di Sì, essere l'uomo a perdere. felicissimo. E lo fate anche, tra l'altro, quello che fate: bere e mangiare di più. Perché Sì. così è quello che Però poi gli fa. dicono, questa grotta la nomineremo come te. Esatto. Sappi che se ti succede, si chiamerà Grotta Uomo a perdere. Esattamente. C'è stato un esperimento recente di un gruppo di persone rinchiuse per circa 30 giorni. Sì, l'avevo letto anch'io, però poi non l'ho approfondita come Si chiamava Grande cosa. Fratello. No, Grande Fratello sono 90 Ah, forse. 90, Non erano 90 giorni Grande Fratello all'inizio? ok. Quanti No, no, erano no, no, non lo Grande so. Fratello? In ogni Troppo. caso, troppo. Troppo. Sì, siamo d'accordo, siamo d'accordo. Senti, Alex, adesso per il Covid, come ve la siete cavata voi con la speleologia? Allora, col Covid è stato un problema, nel senso che in teoria, specialmente ultimamente, avremmo potuto anche muoverci al di là del proprio comune, perché comunque la speleologia viene considerata come attività che non puoi fare all'interno del tuo comune, per cui è capitato che alcuni gruppi andassero, sono stati fermati e
e comunque sono stati lasciati andare. C'è da dire che perlomeno il mio gruppo stiamo facendo le grotte vicino a casa. Ma sì, sai, più che altro più che per gli spostamenti è che indubbiamente le grotte sono al chiuso. Sì, quello è vero. Comunque, sì, stando attenti con le mascherine e tutto, però sì, comunque l'ambiente è abbastanza difficile comunque riuscire a fare le grotte in sicurezza. Infatti, quest'anno abbiamo fatto molto, molto di meno. C'è da dire che quest'anno, però, abbiamo trovato molte grotte all'aperto, quindi nuovi ingressi e vicino a casa, in zone che magari uno non fa perché magari sono meno interessanti dal punto di vista speleologico perché ci sono grotte più piccole, però ci sono. Ecco, la speleologia è veramente un qualche cosa che puoi fare a chilometro zero. Cioè, tu puoi esplorare dei posti non conosciuti da nessuno Certo, spostandoti lì. se vivi in Liguria, sì. Se io vivo in pianura padana, difficilmente una cosa posso fare a chilometro zero. Sì, Ma tu la. comunque non lo faresti, Simone, quindi cioè non E si io può comunque non lo neppure. farei, certo, no, Infatti, infatti. ovviamente. Però posso prendere i fenicotteri per navigare sulle risaie, questo lo posso Esattamente. fare. E invece parlando di chilometro zero, si può fare speleologia in città? Si può fare speleologia in città, ci sono parecchie cose. Ora, nel caso di Genova ci sono due o tre posti molto molto interessanti. Sì, che tanto te l'avevo già chiesto prima in privato, appunto. Sì. Normalmente ve ne posso far vedere giusto uno o due. Per esempio, noi andiamo spesso in gallerie antiaeree. Questa qua è una galleria antiaerea che è stata costruita dai vigili del fuoco. All'ingresso è proprio un tombino. E la cosa Oppure. curiosa è che quando siete entrati, la prima cosa che avete trovato sotto quel tombino lì è un ciao. Sì, perché i ciao si nascondono nelle grotte. I ciao sono tutti nelle grotte, Sono quindi. animali da grotte. Sì. Ah, e poi questa foto, sì. Vediamo chi lo riconosce. Ah, In questo, chat, sì. chi lo riconosce? Riconoscete qualcuno in questa foto? Aspetta, torno indietro. Ingrandisci. No, no, così lo riconosci. Ma lo sai chi è, dai. Quello di là è quella a sinistra è una persona famosa, Bassetti. Sì, perché Bassetti si nasconde nelle grotte tipicamente. No, aveva appena esplorato quel cunicolo stretto rosa sulla sinistra, no? Sì, esatto. Totti, no, non è Totti. Sembra Toti quella a destra, Sì, ma effettivamente, non è è vero. Totti, ma non è Totti. È Vabbè, chi che è? sveliamo chi è, chi è? Allora, questo è Giacobbo. Allora, questo che vedete qua davanti è un Ah, sì, parco. è Sì, vero che è Giacobbo. sì, sì. Sì, è vero, Che. alto Sì, 200 metri, sì, è è Giacobbo. Sì. gigantesco Giacobbo. Giacobbo si narra che Giacobbo abbia costruito le piramidi. Sì. Che effettivamente poi l'abbiamo portato in un posto che sinceramente non so come abbia fatto a passarci. E qua siamo in un parco giochi, il parco dell'Acquasola che si trova a Genova. Infatti sulla Esatto. sinistra vedete gli scivoli e tutto quanto. Si apre un tombino e dentro ci sono cose di questo genere. Depositi di ossa umane. Perché era la fossa, diciamo, la fossa comune Ecco, del. questo non è più Giacobbo, Sì, ecco. infatti. Era dopo la peste. Dopo la. Allora,